ragazzi, ben ritornati nella seconda parte di questo video acquisti anime manga dedicata questa volta ai nuovi volumi. Se vi siete persi la prima parte vi lascio qua sotto in descrizione la link della prima parte, così potete andare tranquillamente senza nessun problema. Iniziamo subito. Visto che è uscito ovviamente i nuovi giochi Pokémon Sole e Luna, che ho ovviamente arraffato tranquillamente e ho voluto recuperarmi tantissima cosa, come master che ho voluto portare la J-Pop, questa volta targata J-Pop, ho voluto portare il cofanotto grosso con tutti i tre volumi di Pokémon alla grande avventura. Sono le avventure di Rosso, Blu e Giallo, tutte le varie serie, così tutto quanto. E gli ha pacato un pochettone, editate comunque dalla J-Pop. Strano che la J-Pop ha voluto fare queste edizioni super fighe, super power, con questo mega cofanotto grosso di Pokémon Le Grandi Avventure. Sono curiosissima di leggerlo perché non ho ben idea di che cosa potrei trovarmi qua dentro. I disegni probabilmente saranno un po' a retro, saranno un pochettino, però sono molto carini. Adesso vi farò ben vedere che cosa con le mie mani immagini di entrambi i volumi. Numero 1, numero 2 e il numero 3. Andiamo avanti con un nuovo shonen questa volta. È stato un pochino d'obbligo prenderlo perché non lo so, perché da quanto ho sentito era un po' tutto quanto come è nata tutta quanta la storia di tutta quanta questa saga. L'avrei preferito con un altro tipo di copertina perché richiamava con la nuova edizione, quindi mi dovevo attaccare. Sto parlando del primo, credo sia unico volume di Fairy Tail Zero, edito questo dalla Star Comics. A quanto ho letto è il prequel di come tutta quanta è nata la saga di Fairy Tail, e sono curiosissima di vedere come è nata, diciamo, perché ero molto curiosa. Mi piace tantissimo Fairy Tail. Come nota stonante, diciamo, è la copertina, perché ha con la copertina come la nuova edizione che stanno facendo, come diceva Kuro, diciamo, giustamente, per quelli che hanno ancora la vecchia copertina con la copertina su, come copertina rossa si attaccano, e quindi mi devo attaccare con la copertina bianca, pazienza. Sono curiosa di leggerlo, per voi invece vi beccate la trama. Prequel di Fairy Tail, il manga racconta le avventure dei fondatori di Fairy Tail e come essi siano arrivati alla fondazione della gilda stessa. Continuiamo con un nuovo shonen questa volta. Ero molto timorosa se volevo prendere o no, perché non avevo idea di cosa mi potevo aspettare da questa nuova serie, non ne avevo idea, no, ero partita un po', diciamo, con l'oscuro di cosa mi potrei aspettarmi. Non so, sono molto, diciamo, nel dubbio. Se qualcuno di voi lo sa, me lo dice qua sotto nei commenti, se ho fatto bene o se ho fatto male. Nel manga, in questo momento, sto parlando del primo volume di Psycho Pass, edito questo dalla Planet Manga. La copertina è fatta molto bene, promette qualcosa di assurdo, però non lo so, sapete, diciamo, come dicono, di sempre non giudicare un libro dalla copertina, e quindi dovrò leggerlo e farmi un po' una mia opinione personale. Potrebbe anche essere tutto quanto una cagata. Se qualcuno di voi ha già visto l'anime di Psycho Pass, me lo dice di com'è, se è bello, è brutto, se è noioso. Andrò a iniziare a leggerlo e voi invece vi beccate la trama. La serie è ambientata in un prossimo futuro dove è possibile istantaneamente misurare con precisione lo stato mentale, la personalità e la probabilità che le persone commettano dei crimini attraverso un sistema di scansione chiamato Psycho Pass. A dispetto di ciò, il crimine continua ad insidiarsi nella società. Shinya Kougami e i suoi colleghi costituiscono una squadra di governo adibita alla cattura degli individui passati al vaglio dello Psycho Pass e ritenuti pericolosi. Le squadre sono in parte formate da ex criminali passati per la reclusione o la riabilitazione, selezionati dallo Psycho Pass e tornano in carreggiata, considerati alla stregua di cani da guardia dell'ordine pubblico sotto il coordinamento dei capi del dipartimento di appartenenza. Continuiamo con un nuovo seinen questa volta. È stato strano doverlo trovare perché non me lo aspettavo che uscisse qua in Italia. Avevo visto qualche episodio dell'anime e mi era molto interessato, molto strano, diciamo, questo miscuglio di due ere diverse, diciamo, mi era molto molto intrigato. E sto parlando dell'anime del numero 1 e il numero 2 di Gate, edito questo dalla Star Comics. Non ho ancora letto e mi scuso tantissimo, però mi pare molto molto interessante, mi intriga moltissimo, sono curiosa di sapere come si svolge. Non avevo mai visto l'anime, a parte qualche episodio, ma non è mai il primo episodio di Gate. Sono molto curiosa di vedere questo miscuglio di queste due epoche diverse, sono molto molto curiosita, inizio a leggerlo e per voi invece vi beccate la trama. Numero 1 e numero 2. La storia inizia a Tokyo ai giorni nostri, quando
quando improvvisamente appare un portale nel pieno della città. Dal cancello spuntato dal nulla escono però cavalieri in armatura medievale, draghi e altre creature che attaccano e uccidono molti cittadini. Tale avvenimento sarà nominato incidente di Ginza. In risposta, il governo giapponese invia nel mondo al di là del portale un piccolo manipolo di soldati capitanati dall'otaku Yōji Itami, ma anche i suoi sottoposti sono chi più chi meno degli otaku. Con l'aiuto dell'elfa Tuka e della maga Lelei, il piccolo plotone dovrà scoprire il mistero dell'altro mondo. Continuiamo abbastanza velocemente con un nuovo shonen, questa volta è stato portato in anticipo a Lucca, non mi era interessato tantissimo, però ho detto ma proviamolo un pochettino, vediamo un po' come se è bello e brutto. Sto parlando del primo volume di Black Clover, edito questo dal Planet Manga. Non lo so, non mi attizzava tantissimo l'idea, però bah, vediamo un po' come viene un po' questa serie, sono un po' curioso, vediamo un pochettino. Io inizio a leggerlo e voi invece vi beccate la trama. Asta e Yuno sono stati abbandonati da neonati nello stesso giorno nella stessa chiesa e sono da allora divenuti inseparabili. Fin da bambini si sono promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente. Mentre Yuno si dimostra molto abile in campo magico con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l'incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta. Ultimo manga, questo diciamo è stato un mini box piccolino, sono soltanto due volumi, il manga in questione sono il box completo di Antimagia, edito questo dalla J-Pop. Mi ha intrigato tantissimo, ero molto curioso di vedere che cosa mi servava tutta quanta la trama, sono un po' curiosa, vediamo, poi, visto che poi è mini, c'è soltanto due volumi, una lettura abbastanza veloce sarebbe stata. Io inizio a leggerlo e voi invece vi beccate la trama. Numero 1 e numero 2. Il Duca Demonas è un individuo spietato che ha trucidato i precedenti regnanti per approfittarsi del trono. Ma un giorno fa la sua comparsa in paese uno strano individuo incappucciato che possiede un inquietante potere magico. È il principe Lucas che dopo molti anni di assenza è tornato a casa per salvare il suo paese dall'abietto duca e vendicarsi dell'uccisione dei suoi genitori. Concludiamo con questa parte dei nuovi manga. Ora voglio far vedere gli ultimi due fumettini, diciamo, e gli ultimi gadget che sono uscita a recuperare. Come primi, diciamo, della Panini, questa volta sono due fumettini della Panini che facevano, diciamo, questa specie di promozione che li svendevano di brutto, li svendevano quasi regalati. Uno sono questo volumetto qua di Paperinik, che sono tutte le tavole preparatorie per la nuovissima saga di Paperinik, qua c'è scritto, quindi probabilmente dopo Giant Pickup probabilmente ci sarà, farà avanti una nuova saga di Paperinik, io non vedo l'ora che esca questa nuovissima saga. E poi l'altro fumettino è questo qua, La Guardia dei Topi, che non ho ben idea di che cosa si tratta, però visto che è una cosa più regalata, ma regaliamo un po' questa qua. Questo è poi un altro fumetto che sempre mi ha consigliato, questa è la mia rivenditrice di fumetti, mi ha consigliato di prenderlo, mi ha consigliato questo carinissimo fumetto molto splatteroso di nome Odio Favolandia. Da quanto mi ha spiegato, la trama è che è incentrata su questa ragazzina qua, che è tutta molto carina, molto frufru, diciamo, è tutta incentrata sulla che ama talmente il mondo della fantasia, che ad un certo punto viene catapultata in questo mondo fantasioso Favolandia, e a un certo punto, avendo contatto con le creature di tutti i giorni che se l'immaginava nella testa, a un certo parte questo raptus e comincia ad ammazzare tutti quanti. È abbastanza splatteroso come fumetto, però è uno dei soliti generi. Io non lo so, adesso inizierò a leggerlo, poi se mai ci farò qualche trama o farò qualche recensione, vediamo un po'. Altra novità che mi sono venuta a prendere, finalmente ho tra le mani il DVD di The Boy and the Beast, lo desidero da tantissimo tempo, non sono mai riuscita a vederlo al cinema, non vedo l'ora di poterlo vedere. Mi pare che lo stesso disegnatore che ha fatto Wolf Children, i bambini lupo, mi pare molto intrigante, visto che ho visto quello là mi è piaciuto tantissimo, perché non potrei mai piacermi The Boy and the Beast. Gli arriviamo con l'ultimo gadget che sono riuscita a trovare,
ho sorpreso tutta quanta il set del film di One Piece Gold. Avevo già preso quell'altro, però questo qua è versione tutta con i vestiti tutti bianchi, tutti fighettini, molto molto carino. E l'ho voluto prendere su PC, sono piccolini, quindi sono abbastanza posizionali, da qualche parte me li posizionerò. Oh, c'erano anche i rimanenti cattivi, c'erano anche quelli dell'altra parte di cattivi, però non mi piaceva più di tanto, preferisco avermi tutta quanta i nuovi gruppi della ciurma. Adesso vi faccio vedere pian piano tutti quanti a random. Abbiamo Ruffy, Brook, Usopp, Nico Robin, Nami, Zoro, Franky, Chopper e Sanji. Bene ragazzi, con quest'ultimo concludiamo finalmente questo mega acquisti anime manga. Io spero che tutti questi acquisti nuovi vi siano piaciuti. Se avete qualche domanda, qualche suggerimento che volete farmi, me lo scrivete qua sotto nei commenti. Io sono aperta a qualsiasi tipo di consiglio o suggerimento che voi mi diate. Io chiudo qua il video ragazzi, e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche nella pagina Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!